Ciao a tutti, buongiorno, buon inizio di settimana, buon inizio di mese, bentornati sul canale YouTube Scatta col Trend in Borsa. Interessante il report di JP Morgan che andremo a vedere. Oggi, nel frattempo, mercati europei tonici, c'è stata la prima tornata delle elezioni in Francia con il netto prevalere di Rassemblement National di Marine Le Pen. Ma nonostante questo risultato, soprattutto il CAC 40, ma anche tutti gli altri indici europei sono nettamente positivi, quindi è sempre incerto il poter prevedere come gli investitori, come i mercati vadano a prendere questi avvenimenti. Ricordiamo che pochi giorni fa, con le elezioni europee, con la vittoria di Marine Le Pen, invece c'era stata una chiara discesa dei mercati, quindi è sempre molto molto incerto e aspettiamo adesso la tornata del 7 luglio per vedere che tipologia di schieramento riuscirà a governare in Francia. Ma torniamo su quello che ci dice JP Morgan e che ci porta poi a fare un'analisi, secondo me, interessante per andare a individuare delle buone opportunità su Wall Street. Preciso subito una cosa: quando faccio le analisi, dove vado a vedere i vostri titoli, quelli che mi segnalate nei commenti, molto molto spesso sono titoli molto particolari, spesso non dico sconosciuti, ma comunque poco capitalizzati e così via. E ci sono dei titoli di cui tendenzialmente non so il perché, ma ci si va a innamorare. Infatti, vedo che alcune volte le persone mi richiedono gli stessi titoli. Allora io cerco sempre di andare invece a guardare tutto quello che può essere un'opportunità importante. Per cui magari oggi vedremo due titoli che forse non avete neanche mai sentito nominare, ma sono titoli molto importanti, capitalizzati. E quindi quello che faccio io non è morire dietro sempre al titoletto sottocapitalizzato italiano perché si crede di conoscerlo. Allora, JP Morgan ci dice cautela sull'S&P 500, rischio di ribasso superiore al 20%. C'è un outlook di metà anno dove appunto JP Morgan, il broker, diciamo, individua un ambiente difficile per la continuazione delle recenti tendenze del mercato azionario. Specifica che ha osservato che i 20 titoli più grandi degli Stati Uniti, che hanno registrato un'impennata del 27% da un anno all'altro, insieme ai titoli di alta qualità, hanno sovraperformato gli indici più ampi come S&P 500, Equal Weight e Russell 2000. Il rapporto della banca ha evidenziato che lo slancio dei prezzi delle azioni, in particolare delle società più grandi, ha raggiunto livelli estremi, almeno questa è la loro opinione. L'obiettivo di prezzo per l'S&P 500 rimane 4.200 punti, con un rischio di ribasso del 23% rispetto ai livelli attuali. Ora, secondo me è una esagerazione, tendenzialmente non ci credo, ma se per assurdo fosse questo un obiettivo di consolidamento dell'S&P 500, non andrebbe a intaccare il trend primario profondamente rialzista, ma anzi ci offrirebbe ottime opportunità di ingresso su quei titoli che adesso sono davvero molto molto alti. La banca prevede revisioni al ribasso, insomma parla di maggior spesa per gli interessi, visto che non ci sono ancora stati tagli ai tassi, e quindi di un dollaro americano molto forte. E sottolinea questa raccomandazione per gli investitori di diversificare i loro portafogli aggiungendo allocazioni ai titoli difensivi, scusate, value anti-momento, quindi cosiddetti anticiclici, come utilities, staples sono i beni di prima necessità per la cura della persona, della casa, alimentare, eccetera, healthcare, quindi settore sanitario e telecomunicazioni. Diciamo che sono un paniere di comparti, per l'appunto anticiclici, che proteggono tendenzialmente il portafoglio azionario dai rischi appunto di eventi geopolitici, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, noi oggi vediamo due titoli che sono anticiclici. Uno è un healthcare, quindi un settore sanitario classico per eccellenza, e l'altro è un settore che secondo me è un settore davvero, davvero da seguire da vicino. E mi riferisco al settore diciamo proprio alla nicchia relativa ai pet, agli animali da compagnia, perché è, come vediamo da alcuni report, una popolazione, quella degli animali da compagnia, in netto aumento. C'è un calo demografico delle nascite, ma c'è invece un aumento
della presenza degli animali da compagnia dentro casa, quindi 19 milioni cani e gatti, acquari, eccetera, eccetera, eccetera. Molto spesso, questi sono dei sondaggi, vengono classificati, considerati come persone di famiglia a tutti gli effetti. Ed è interessante vedere anche proprio alcuni articoli che riportano come dal 2020 paesi come Regno Unito, Germania e Francia, il possesso di animali domestici è cresciuto di oltre il 50% dal 2020 in poi. E qui invece vediamo in un'intervista al CEO di Nestlé Purina, il quale riporta tutta la crescente situazione del settore e lo classifica, lo identifica come in rapida crescita e arriverà a valere mezzo miliardo di dollari entro il 2030. E chiaramente, visto che ci affezioniamo ai nostri animali, li consideriamo come alla pari delle altre persone della nostra famiglia, gli animali mangiano e vanno giustamente accuditi e curati. Peraltro entriamo nel periodo dell'anno dove qualche bastardo abbandona l'animale che ha preso, beh, a questo bastardo auguriamo una fine peggiore a lui e a tutti i suoi familiari fino al sesto grado, anche quelli che non c'entrano niente, ovviamente bastardi che devono morire male. Torniamo un attimo, quindi fatto il punto e considerati che ci sono, quindi c'è questo settore che è in netta crescita e chiaramente è un settore anticiclico perché appunto puoi rinunciare a tante cose, ma se hai un animale in casa e sei normale, quindi gli vuoi bene, se no non l'avresti preso, gli devi dare da mangiare, ci sono dei titoli che sicuramente possono avvantaggiarci se andiamo a vedere bene la situazione. A che cosa mi riferisco? Se noi andiamo a vedere sul Nasdaq e andiamo a prendere proprio il settore healthcare, quindi sanitario, ci sono due titoli che a me piacciono molto. Il primo è IDEX Laboratories o Laboratoire, non si può dire che sarebbe francese, diciamo IDEX per evitare ulteriori figuracce, che è classificato come resiliente, quindi produce valore per i suoi azionisti, è in teoria molto sottovalutato rispetto al suo possibile fair value. Andiamolo a vedere un attimo. E nel frattempo, ecco qua, IDEX è una multinazionale americana impegnata nello sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti e servizi per i mercati della veterinaria per animali da compagnia, del bestiame, quindi i cosiddetti animali da reddito anche, e del pollame, dell'analisi dell'acqua e dei prodotti lattiero-caseari. Quindi una società che è leader mondiale di questo settore. Questo è il loro sito, appunto abbiamo i piccoli animali, animali da reddito, per cui ruminanti, suini, pollami, equini, eccetera, eccetera. Ed è tutto il sito che ci mostra effettivamente tutti i settori nei quali IDEX va a spaziare, ok? Quindi sicuramente un titolo che può avere come diciamo, dati di mercato degli importanti sviluppi. Questa è la situazione. Noi vediamo che c'è un aumento del fatturato e dell'utile ogni anno, quindi una situazione sicuramente sana. EPS e PE assolutamente positivi. I tre parametri che utilizziamo di solito ce lo danno ampiamente sottovalutato perché quota 487 dollari dovrebbe valerne come stima 800 e quindi assolutamente un titolo con una crescita sana, con un profit margin e un ROE altissimo, quindi hanno dei margini assolutamente importanti e un debito che è meno della metà del patrimonio. Quindi tutte le carte in regola, Altman Zeta Score 18, quindi altissimo, il Piotroski 8 su 9, quindi anche qui tutti i parametri perfettamente corretti e vedete come faccia anche un costante buyback, per cui abbiamo veramente un titolo che ci mostra una situazione davvero, davvero lusinghiera, secondo me.
per cui va davvero tenuto sott'occhio. E in questo caso andiamo anche a recuperare la situazione di analisi tecnica. Eccoci qui. Allora, IDEX ha un trend di lungo periodo chiaramente rialzista, ok? E potremmo essere di fronte a una fase nella quale può avvicinarsi ai 460 dollari su questa importante area supportiva, su quest'area di doppio minimo. 460, oppure andare a prendere area 450, prossima line rialzista di lungo periodo. Vediamo come avesse nel 2021 toccato i 700 dollari. Dai 700 è andato a fare quest'area di bottom ai 320 e adesso sta molto lentamente, ma confermando tutto quello che di buono sembrano mostrarci i numeri, quindi c'è un trend rialzista evidente di lungo periodo e secondo me appunto arrivare ai 460 dollari potrebbe offrire una interessante opportunità. Questo proprio in ottica di portafoglio, perché quello che fa IDEX è estremamente molto molto preciso, ma lo fa a livello di multinazionale, leader mondiale nell'innovazione per la cura e il benessere degli animali domestici, quindi un settore in forte crescita, anticiclico, e qui abbiamo una società leader mondiale che si occupa di questo settore in maniera molto molto estesa. Per cui IDEX per me è un titolo davvero che può nel lungo periodo, un titolo classico da portafoglio, che può nel lungo periodo performare assolutamente, assolutamente in maniera proficua. Se andiamo un attimo a vedere, eccoci qua, vedete le vendite perfettamente e in maniera virtuosa, senza sbalzi, no? Una crescita costante, quindi non troppo ripida, senza passi indietro, vediamo sempre una crescita e vediamo anche nell'ultimo 23 in poi positiva la crescita proprio degli utili. Quindi IDEX assolutamente, secondo me, interessantissimo. Il secondo titolo che voglio andare a vedere, qui siamo sempre sul settore sanitario, questa è la lista che abbiamo dal nostro forecaster, poi trovate sempre il link in descrizione, scusatemi, il link per abbonarvi con la scontistica è Dexcom. E Dexcom, eccoci qua, andiamo velocemente a vedere, è un'azienda che sviluppa, produce e distribuisce sistemi di monitoraggio continuo del glucosio per la gestione del diabete. Quindi anche qui un qualcosa di assolutamente profondamente anticiclico, anche Dexcom è una struttura che si occupa di questo a livello multinazionale. Andiamo a vedere la descrizione, eccoci qua, la mettiamo in italiano. L'azienda fornisce i suoi sistemi per l'uso da parte di persone con diabete, nonché per l'uso da parte di operatori sanitari. Quindi un'azienda a tutto tondo, dispositivi medici, progettazione, sviluppo e commercializzazione. Per cui siamo su un settore profondamente difensivo e anticiclico. Anche qui abbiamo un EPS positivo, ossia per ordinazione che è in circolazione, nel flottante, Dexcom guadagna $1,66, ha un PE molto alto, ma anche qui vediamo come dal 2019 in poi ci sia una crescita sana di fatturato e di utili, e anche qui vediamo l'azienda è sottovalutata, secondo le stime del forecaster, all'incirca del 60%. Ecco, quindi davvero siamo su una situazione interessante. L'unico neo è il debito, che è sicuramente un debito alto, più alto del patrimonio netto. Quindi in questo caso noi dovremmo sicuramente andare a tarare una size contenuta, perché c'è sicuramente un po' di rischio. Ha iniziato dal 2022 in poi a fare un buyback, l'azienda è considerata come un'azienda resiliente e quindi è una situazione senza alcun dubbio positiva. Se andiamo velocemente a vedere la situazione di Dexcom, anche qui l'analisi tecnica ci restituisce
qualcosa di molto interessante. Il titolo è andato in discesa, attualmente a rompere il livello dei 115 dollari. La rottura al ribasso è avvenuta con volumi importanti, mentre la fase classica di pullback con volumi in forte diminuzione. Quindi penso che questo supporto ora sia una resistenza valida. Questo potrebbe portare il prezzo a fare movimento esaustivo ribassista e portarci innanzitutto su una soglia psicologica, quindi i 100. Ed è un'area che lo vediamo, qui avevamo una sorta di testa e spalle rialzista, è stata poi confermato tutto il movimento, ed è un'area che però adesso diventerebbe una fortissima area supportiva dove ipotizzare chiaramente un ingresso. In questo caso, vista la situazione del debito, mentre IDEX, proprio per la forte espansione e continua del settore, Dexcom mi piace moltissimo graficamente al raggiungimento dei 100 dollari, ma in ottica di breve, semplicemente per avere la ripartenza e andare poi magari a riprendere quest'area che è resistenza come target, chiaramente da 100 a 113-115 dollari, comunque ci offre sicuramente un simile rendimento, ma non lo vedo come titolo da portafoglio stante la situazione del debito, cosa che invece vedo per IDEX che davvero secondo me può proseguire la sua crescita non troppo ripida, sana e sostenibile. Quindi sono i due titoli che secondo me dobbiamo nei prossimi giorni andare a monitorare in ottica buy. Vi ringrazio, scrivete nei commenti i titoli che volete esaminati e li vedremo domani o al massimo mercoledì. Vi auguro un buon inizio di settimana a tutti e buon trading. Iscrivetevi al nostro canale, mettete il clic sulla campanella così riceverete una notifica quando siamo online o quando postiamo una nuova analisi. Un saluto a tutti ancora e buon trading.